È stata alta la risposta degli studenti della Scuola di Musica Sarte di Faenza alla proposta di trasferire le lezioni in modalità online, in videochiamata. In queste settimane caratterizzate dall'isolamento, i professori stanno quindi riuscendo ugualmente a portare avanti gli incontri con i singoli allievi e anche con intere classi. L'emergenza sanitaria dettata dal coronavirus, tuttavia, sta alterando anche i piani per i prossimi mesi della scuola, a cominciare dai saggi. La ripresa delle attività poi potrebbe coincidere con la stagione dei concerti estivi per i quali si stanno studiando nuove modalità, visto che le regole del distanziamento sociale potrebbero rimanere in vigore comunque una volta che l'emergenza sarà esaurita. Abbiamo ufficialmente messo in campo questa piattaforma, che è una piattaforma di Google Suite, che in un qualche modo ci permette di avere una piattaforma ufficiale attraverso la quale tutti i nostri docenti possono dialogare per fare le lezioni con i nostri studenti, come se ci fosse una sede fisica reale dove fare lezioni. E questa attività, che noi abbiamo organizzato già da metà marzo, ma che ufficialmente è partita dal 1 di aprile, ha avuto un riscontro molto ampio, nel senso che l'86% dei nostri iscritti sta frequentando le lezioni online e lo sta facendo in tutte le materie che noi avevamo in un qualche modo proposto nell'offerta didattica dal vivo. E vuol dire che noi abbiamo i nostri 37 docenti che si muovono su 55 discipline e il rimanente 14% degli utenti che non stanno al momento seguendo le lezioni online sono fermi in attesa di capire se potranno fare lezioni dal vivo, eventualmente prorogando la chiusura della scuola Sarti al 31 di luglio 2020, oppure capire in che altra forma eventualmente adattarsi anche loro con le lezioni online. E quindi questo è stato, come dire, un grande successo questo utilizzo online della didattica. Ecco, il mese prossimo poi sarebbe è il mese dei saggi e dei primi concerti e dei concerti. Come state studiando di portare avanti comunque queste iniziative? Sì, allora, nella normalità nel mese di maggio iniziava Musica in Città, che sono sempre stati 20-25 momenti pubblici dove in diversi spazi della città, che ne so, la Chiesa della Commenda, anche la Chiesa dei Salesiani e altri spazi della città, noi offrivamo i nostri saggi di fine anno in un variegato e ampio cartellone dove tutti i nostri studenti a vario titolo si esibivano. Inoltre avevamo anche una serie di concerti già pensati e stabiliti, come per esempio il Concerto per l'Europa, che ormai era una ricorrenza annuale che facevamo con grande organizzazione, poi l'Operina che facevamo in teatro. Ok, tutte queste situazioni ovviamente non si possono più ripetere, almeno in questa fase, a causa del coronavirus e soprattutto per garantire l'incolumità delle persone, visto che non si può uscire di casa e a maggior ragione non ci si può assemblare per fare concerti. E stiamo valutando cosa è possibile recuperare, per esempio, in una dimensione online. A questo proposito, per esempio, noi abbiamo iniziato una campagna sui social della scuola Sarti, dove così con molta attenzione i nostri insegnanti e alcuni dei nostri studenti stanno cominciando a proporre dei video dove raccontano che cos'è fare musica e studiare musica ai tempi del coronavirus e che cos'è il messaggio che noi vogliamo lanciare come comunità scuola Sarti. Le ipotesi che abbiamo sul tappeto sono, per esempio, proporre dei saggi online, come già qualche collega ha fatto così in via sperimentale, dove ognuno è collegato da casa propria e collettivamente i genitori e gli alunni della comunità classe possono ascoltarsi reciprocamente. Mentre invece l'estate c'erano anche altri appuntamenti, il più rinomato è In Tempo, che negli anni ha sempre avuto un'alta affluenza di pubblico.
Sì, per in tempo invece che cosa state studiando? Probabilmente appunto il pubblico dovrà essere ridotto. Sì, allora per intanto stiamo facendo due o tre valutazioni, ovviamente sempre in linea con quelle che sono le direttive e le regole nuove che ci verranno imposte e raccomandate per poter eventualmente fare spettacoli dal vivo. Da più parti si dice che sarà veramente complicato poter fare concerti dal vivo almeno per quest'estate. Io spero che questo, come dire, che questo momento passi presto, ma le alternative allo spettacolo dal vivo che stiamo valutando sono intanto posticipare il più avanti possibile l'eventualità di far suonare dal vivo i nostri musicisti e quindi immaginare di portare un po' più avanti in una sorta di festival la rassegna in tempo. Però questo ha dei limiti dettati dal fatto che nessuno di noi è in grado di dire se ad agosto, per esempio, ci sarà un via libera per fare concerti o meno. E questa è una problematica nazionale che riguarda tutti gli operatori dello spettacolo. L'altra possibilità invece è utilizzare sempre gli spazi che avevamo considerato ideali per i nostri concerti, e cioè il Museo delle Ceramiche, il Museo Carlo Zauli, la Piazzetta della Molinella e tanti altri spazi, la Chiesa dei Salesiani e tanti altri spazi della città, per esempio il chiosso della biblioteca, eccetera, eccetera, e fare delle dirette streaming dove il musicista suona realmente dal vivo, con una ripresa audio e video di assoluta qualità che possa almeno, rendere l'idea di quello che musicista, dell'interpretazione del brano o del concerto e che renda meno, come dire, freddo e gelido il rapporto con il pubblico che deve essere per forza, in questa ipotesi qui, a distanza e quindi a casa, o comunque in un luogo dove possa ascoltare in streaming il concerto.